per il jazz, musica bianca e nera, va in onda tra qualche istante la seconda parte del concerto che Miles Davis ha tenuto a Perugia, allo Stadio Curi, nell'ambito della manifestazione Unga Jazz 85. Con Miles Davis alla tromba hanno suonato Bob Berg al sax soprano e al sax tenore, John Scofield alla chitarra elettrica, Bob Irving alle tastiere, Steve Thornton alle percussioni, Daryl Jones al basso elettrico, Vincent Wilbur alla batteria. Come ho avuto modo di dire nella nota introduttiva alla prima parte di questo concerto, questo avvenimento ha richiamato a Perugia ben 15.000 persone. Uno stadio tutto esaurito per quanto potesse esserlo, è uno stadio completamente assorto ad ascoltare la musica di Davis. Davis ha suonato quasi senza soluzione di continuità e in questa musica ha offerto tutto ciò che il nuovo jazz riesce a dare. Un jazz fatto di contaminazioni, un jazz, come ho avuto un modo di dire, fatto anche di rock e di funk. Questa musica è piaciuta moltissimo, ed è piaciuta anche a quella critica che forse ha visto in questa operazione di Davis un'operazione un po' di tipo trasformistico. Indubbiamente però non si può negare una validità di fondo a questa via percorsa dal gruppo di Davis. Con Davis hanno suonato con degli assolo prolungati e anche con dei duetti con il leader Scofield e Berg, ma anche gli altri hanno avuto il loro spazio e mi riferisco in particolare al bassista Daryl Jones. La musica di Davis è piaciuta ai 15.000 che hanno applaudito Davis anche quando il musicista è sceso dal palco ed è scomparso, lasciando che la sua band finisse di suonare. Tutti hanno avuto la loro razione d'applausi, ma l'ovazione era rivolta poi soprattutto al leader.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.